Matera, città del pane, oltre ad essere Matera, città dei sassi. E questo, diciamo, termine, questa definizione è stata data proprio durante il congresso eucaristico, non solo da Papa Francesco, ma anche dal Cardinale Zuppi, che ha ribadito nuovamente in tante altre sedi come è buono, e questo è importante, il pane di Matera. Oggi a Matera ci sono tutte le chiese d'Italia. È una grazia iniziare il secondo anno del nostro cammino sinodale con questa tappa. Ecco, nel congresso eucaristico di Matera, città del pane, come lei ha ricordato, ed è anche molto buono, abbiamo messo al centro Gesù. Si vede che è buono. Assessora, visto che parliamo del pane di Matera, Matera città del pane, ma anche detto e ridetto da Papa Francesco, presenta tre tagli, come ho anticipato prima, e in questo caso, come è stato detto da diversi materani e non solo, che si tratta della Trinità. Però in questo caso il pane basso di Matera, altrettanto buono, non presenta questi tagli, ma parliamo sempre di un pane eccezionale. Ricordavamo gli elementi principali. È chiaro che l'eccezionalità nasce dall'equilibrio che i maestri panificatori tengono presente nell'uso della materia prima, dalla conservazione del lievito madre e dall'uso del lievito madre. A volte anche gelosamente, diciamo, conservato. Quale futuro presenta adesso il pane di Matera? Oltre alla consacrazione, diciamo, della Chiesa, era proprio il tema principale il pane come pace per l'umanità. Allora, diciamo che innanzitutto il pane è un elemento aggregativo e qualcuno parla anche di mediatore culturale, perché tutte le civiltà hanno modo di produrre pane come cibo, ma anche come elemento simbolico. Quindi è chiaro che Matera in questo momento non vuole essere la città del pane in termini, diciamo, autocelebrativi, ma vuole utilizzare questo punto di partenza, suggeritoci appunto dal Santo Padre, come momento di intanto profonda ricerca di quelle che sono tutte le caratteristiche del nostro pane, ma anche di tutto ciò che intorno sta. Quindi innanzitutto una ricerca di natura storica e tradizionale che affonda le radici già diciamo nella preistoria, nel Neolitico. Si parla di uno dei più antichi forni di circa 7.000 anni fa, ritrovati appunto sulla nostra Murgia. E attraverso questo recupero della memoria fare in modo di conoscere e far conoscere tutta la nostra tradizione anche ai giovani, perché si possano affacciare, diciamo, in questo ambito per conservare diciamo, nel tempo la tradizione. Quindi sappiamo che la conservazione passa attraverso la conoscenza. E tant'è che appunto proprio questo assessorato si sta adoperando a che annualmente ci possa essere appunto una ricorrenza che ricordi che la città di Matera è la città del pane. La collaborazione con le istituzioni da parte di chi opera nel settore, ovvero i panificatori. Sicuramente, anzi loro per primi sono stati coinvolti in questo progetto che ci auguriamo di, diciamo, portare alla luce a brevissimo, comunque nel mese di novembre, e chiaramente loro sono i propulsori. Insieme a loro però abbiamo diciamo, coinvolto anche sicuramente il mondo universitario, perché non ci dimentichiamo che la nostra città è sede universitaria di studi antropologici e di anche etnografici considerevoli, che quindi, diciamo, ci possono essere di supporto. Chiaramente vengono coinvolte anche altre associazioni di categoria, per esempio associazioni di ceramisti. Non ci dimentichiamo che intanto il pane è quel prodotto che oltre al sapiente impasto e all'uso appunto della materia prima, la farina, dell'acqua, del sale, del lievito madre, però, diciamo, impiega anche oggetti sempre della tradizione, di cui anche il nostro
museo nazionale è molto ricco. Comunque altri maestri artigiani che si occupano per esempio dell'intaglio del legno vengono coinvolti per la produzione dei timbri, quindi diciamo far conoscere soprattutto le nuove generazioni, ma perché no anche agli stessi operatori del settore che magari hanno tralasciato un attimo la conoscenza e il ricordo del passato, tutto ciò che ruota intorno al pane, che è un mondo molto vasto e che, ripeto, deve essere un mondo in cui entrano tutte le esperienze per poter coinvolgere i ragazzi anche più giovani e appassionarsi a questa forma nuova di conoscenza. Quindi tutto quello che gira intorno al pane, ovviamente abbiamo ricordato la ceramica, in questo caso Matera è anche città della ceramica. Matera, città della ceramica, da poco, c'è un riconoscimento ministeriale per il quale è stata prodotta un'adeguata documentazione che potesse appunto dare atto che Matera può essere considerata una città storica della ceramica per tutte le ceramiche ritrovate nel periodo neolitico, ma anche produzioni anche relativamente recenti, parliamo degli anni 50, quindi della grande produzione della ceramica anche nel Borgo La Martella, che è stata questa fucina di artisti come i fratelli Cascella, come Del Pezzo, lo stesso Mira d'Ercole, che ha avuto questa visione negli anni 50 di poter arrivare al Borgo La Martella mentre il borgo si stava costruendo nell'ambito di quel grande programma voluto da Adriano Olivetti. Quindi tutti dati che hanno consentito al Ministero chiaramente di riconoscerci città della ceramica, è messo subito a frutto perché l'amministrazione ha subito aderito all'ECC, che appunto è l'ente nazionale delle città della ceramica, e sottoscritto questo patto di amicizia tra tutte le città della ceramica del sud Italia, individuando anche diversi itinerari, la possibilità di entrare in itinerari turistici delle città della ceramica che parte dall'Abruzzo, attraversa tutta la Campania molto ricca di città della ceramica, Calvello, Matera, Grottaglie, anche città della provincia, cioè quindi paesi della provincia di Lecce e anche città della Calabria. Io spero di ritornare sull'argomento del pane di Matera perché mi ha incuriosito il forno del Neolitico, perché qui parliamo di 6-7 mila anni fa, quindi è interessante l'aspetto storico per una formazione, e quindi spero di ritornare sull'argomento e sono a disposizione eventualmente per testimoniare questa cosa con il nostro lavoro. Io la ringrazio. E ancora buon lavoro e un grazie per quello che fate per la comunità. È chiaro che il ruolo degli amministratori è quello di facilitare ogni attività per la comunità. Ci terrete aggiornati sulle vostre iniziative, va bene? Sicuramente. A che ora hai iniziato, Federico? Qua a una. Come funziona con la lievitazione pure? Questa è una pagnotta con il lievito madre. Il lievito madre. Ma è vera quella storia delle tre? Senti, io non posso scrivere, perché è una storia che narrano di 2000 anni, degli siti. Infatti. Non lo so, però io sono stato imparato a... Quindi questo lo prepara da luna, giusto? Sì, questo la maggior parte sì. E quanto tempo ci mette a... Ogni forno di pane devi calcolare un 5 e 1. Da quanti anni fa questo lavoro, Federico? Da sempre, eh? Da 16 anni, ne ho 40.